Avrei voluto farlo un po'. È da parecchio che non ci giocavo. Vabbè, dai, lo facciamo nel caso. O domani o non so. Comunque, fatemi aprire Minecraft adesso che. Sennò qua ci siamo 13 ore e mezzo. Pronto, dov'è? Qua. Minecraft. Facciamo anche fino alle 10 Minecraft, poi chiudiamo la live oggi, dai. Un po' più corta del solito. Che devo preparare? Che. Sta arrivando la 6 ore, la sto organizzando. Non voglio farla a caso come avrei dovuto fare in questi giorni. Ok, questo sarà che non serve più. Allora, mine graffo, mine baffo, mine baffo. Dove sta? Qua. Andiamo qui. Ho sbagliato. Eccoci qui. Perfect. Andiamo. Vai, cazzeggiamo un po' qua. Finito l'acqua. Eccoci qui. Ah, giusto, dovevo costruire qualcosa qua. Potrei fare la stazione dei carabinieri. Ho fatto la polizia. Siamo in Italia. No, vabbè, polizia no. Potrei fare la caserma militare, ma è un po' piccolo. Poi c'è il castello. Perché non è tanto grande per una caserma militare. Beh, forse sì. Proviamoci. Utilizziamo come nella realtà i brick, che di solito sono fatte di questo materiale. E vediamo un attimo cosa si riesce a fare. Io direi di prendere tutto il confine. Completamente così facciamo walls end che ho scritto end ok e lo facciamo un po' più alto però tipo così no ok fin qui direi che va bene poi abbiamo detto l'altro giorno che il centro è il centro di gravità. Eh? 60, quindi 30. 30. Quindi lo fa. Qui a qui. Giusto? Io sto conto lo sbaglio sempre, guardate, eh. Qua so 29. So 28, sicuro. Sicurissimo. 29. No, perfetto, posso. Oh, qui c'è l'entrata. Io le entrate le faccio da 5, però siccome è molesto, la facciamo più piccola. Perché qua lo dobbiamo rimuovere tutto. Qua c'è il cancello d'ingresso. Allora lo facciamo più largo. Ok. Ah, scusatemi, vi metto. Dov'è? La musica di sottofondo quella classica. Che metto in tutte le lives. Lo fai. Ma dov'è? Dov'è? Eccolo qui. Eccoci qua. Così ci fa compagnia. Ah, qui dobbiamo fare la stazioncina d'ingresso. La porta si potrebbe mettere qui, quindi facciamo così. Ok. I pannelli neri, quelli oscurati. Che fanno tipo antiproiettile. Tipo, eh. Così. Ok. Vediamo che mi salta fuori, cioè non sarà molto intricata. Non pensate chissà cosa. Però forse il muro era meglio se lo facevo più spesso. Però non fa niente, dai, va bene anche così. Qui bisogna fare la sbarra. Come la posso fare in Minecraft la sbarra che si alza? Cioè, no che si alza, anche che si affissa, però probabilmente con le slab è l'unica soluzione.
Non credo ci sia altro modo. Mettiamo così. Fa tipo sbarra. Tipo così. Non mi piace. Forse devo farla appoggiare sopra. Vediamo. Forse è meglio, forse è meglio. Sì, dai. Ok. Oh, qui bisogna far allungare. Mannaggia la San Pietra mania. Bisogna far allungare la strada in modo che ci arriva dentro. Prendiamo quello che serve, cioè questo e questo. E rompiamo fino a chi è? Scusate. Ok. Facciamo fino a qui la strada. Perfox. 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 Così. Mi piace tantissimo questo stile di strada che ho concepito per questa isola. Così. Perché è è luminosa ed è bella da percorrere. Guarda che bell'effetto. Effetto chiara e notte. Sì. Qua vedo che purtroppo ancora qualche pacchettino lo perde, però è un po' più stabilizzato, quindi va benissimo così. Ah, qui ci mettiamo il mercenario de guardia, la porta. Porta di ferro, ovviamente. Con button. Button. Là. Tac. Bottone e bottone. Qua ci mettiamo. Come si chiama il soldato che sta qua alla guardia? La guardiola. NPC guardiola. Ok. Manca non command. Create. Guardiola. Vediamo se possiamo mettere NPC skin military. Vabbè, dai. Tutto sommato non è butta. Oh, come pavimento utilizzerei della stone. Stone brick. Meglio. Mentre come illuminazione. Beh, potremmo comunque usare le torce. Chi ci dice di no? Se no facciamo così. Posto. Allora, cosa della guardiola c'è? Che poi all'interno vorrei costruire tipo una struttura grande, magari qui. Ok. Però aspettate, questo lo devo modificare. Dei patti qua. Perché qui ho bisogno di far continuare un pochino il muro. Tipo così va bene. Ok. Gli diamo la stessa altezza della casetta della guardiola. Perché così almeno, giustamente, la gente non può bucarsi, no? Ok. Poi la strada all'interno qui la facciamo un pochino diversa. Guarda, sto controllando i fotogrammi che vedo che perdeva ancora. Ok, quindi. Sto pensando, un attimo di pazienza. Qua si potrebbe chiudere. Tipo così. Per dare una continuità a tutto ciò. Ok. Beh, questo muro può finire così. Non trovo una posizione corretta. Perché qua potrei fare tipo le case. Quanto è lungo? Fatemi contare. Da qui a qui. Sono 27.
7, quindi posso fare, facciamo finta che siano 28, so 14, quindi posso fare 13 spazio di 1, 13, giusto? Questa è lunga 13, questa è lunga 13, perché lo devo mettere qui. Ok, la metà di 13 è questa. Assolutamente no. Cosa 6, cosa 5? Questa. Perché contate che qua è chiuso, quindi dovrebbe essere così. 13 sono 14, no 13. Contando uno in più su 6. Contando uno in più su 6. Perfect. Perfect. Quindi facciamo così, stessa cosa qui, mannaggia l'erbetta, ok, 1, 2, 3, 4, 5, salto 2, è così. E qua sono tipo due casette per i militari dove dormono, che possiamo fare tranquillamente a due piani, certo, perché sotto magari c'è la cucina e piano sopra si dorme, certo. Quindi continuiamo a mantenere il brick, perché perlomeno quella che c'è nel mio paese è tutta fatta di brick, cioè di brick dei mattoni, no? Quindi prendo ad esempio quella come materiale di costruzione. Giustamente dovranno pure esserci delle finestre. Quindi, mannaggia i San Pietri. Quindi lasciamo spazio per le finestre. Giusto? Ok. Però non voglio mettere troppe finestre, perché comunque è una caserma militare. Quindi le mettiamo solo dal davanti. Dove cazzo ho messo? Qui no. Ok, ne costruiamo una, poi facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Intanto me ne metti giorno, per favore. Così. Ok. E questo è il primo piano. Poi gli interni comunque li possiamo fare normalissimi, quindi io farei una scala a chiocciola qui. Cioè a chiocciola che sale storta, no? Tipo così. Mo metti corretto? Così. Piattaforme, penso probabilmente usa sempre questo. Ho sbagliato tutto dalla vita. Ne partivo uno prima. Porco due. Ok. E poi lo facciamo salire ancora qui di due. Perché contando che questo è tetto, che non farò in brick, ma farò in legno. Quindi un attimo che mi organizzo. Ok. Devo salire di ancora uno. Così. Perché poi qui ci sarà l'altro pavimento. Esatto. Ok. Allora, cominciamo. Pavimento. E facciamo una cosa alla volta e ci portiamo avanti. Perfetto. Poi il tetto a questa altezza qui. Mi sembra fosse 5. Yes. Qua si è chiuso tutto, giustamente lo riapriamo. Ha cancellato la scala, mannaggia lui. Ok. Ok, qua potevo lasciare chiuso. Qua togliamo. Perfetto. Quindi poi prenderei le fence. No, usiamo i wall, questi, e facciamo il bordino per la scala. Così. In modo che la gente non può cascare.
Ok. Mentre qui lo riempiamo a mano, perché altrimenti spacco di nuovo tutta la scaletta. Questi sono i nostri due piani. Qua sopra ci sono le camerate, se si chiamano così, se non si chiamano così, fatti loro. Non è un problema mio. Vabbè, dove dormono? Insomma, dai, la stanza comune da letto. Qua facciamo così in modo Oh che la gente sì, oh non può cadere. sì! Chi è? Tantiamo, grazie mille per il follow, benvenuto. Così. Preciso. Ok. Quindi, io vorrei fare un effetto che non ho mai usato, vediamo. Per il sotto delle scale, tipo così. No, non mi piace. Come chiudo qua? Chiudo così. Sì. Ce può sta. Ce può sta. Partiamo uno prima, no? È giusto. È giusto. Ok. Quindi mettiamo le porte. Utilizziamo queste. Molto molto carine. Ok. Per il piano di sopra invece ci dobbiamo alzare di altri 4. Quindi 1, 2, 3 e 4. Così andiamo anche un pochino fuori da questo che fa carino, molto carino, a dire il vero. Facciamo tutto a bordo come prima. Mannaggia, però un casino qua. Ah ah. Trovato il metodo rapido. Non qui. Qui deve alzarsi. Così. Così. Perché qui c'è la finestra. Magari non così grande, eh. Ma sto a capire pure io cosa fa. Così. Facciamo alza. Ok. Alziamo. Ci alziamo in piedi. Così abbiamo pure i militari. Non ci manca più niente di sta isola ormai. Là. Un po' strana, però ci sta, dai. No, non la voglio fare con chissà quale estetica. Qua facciamo un finestrone anteriore e basta. Magari diviso in due. Così. Ok. Perfetto. E qui ci sono i letti. Letti verdi, verdi, sono militari, sono verdi. Posso farli. Aspettate, voglio scoprire se c'è ancora un bug di Minecraft. Yes. Yes. Allora, così, letto, togliamo, letto. I letti a castello. Così. Farei tre file. Ok. Con slab di questo tipo, che fanno finta di sorreggere. Ok. E la scala per salire, giustamente. Che la mettiamo così. Ho sbagliato. Porco due, veramente, dai. Che mi deve fare perdere tempismi. Io faccio le cose veloci, me le fanno fare più veloci. Là. Ok. Ne potremmo mettere un altro qui, che ci sta. Così. E basta, questo rimane spazio libero, ci mettiamo un tappetino, magari sempre verde, questo è in tema. Tipo così. Occupiamo un po' lo spazio. Ci sta. E tetto. Che devo fare di un altro più alto, però.
Quindi da qui a qui. Walls, bricks. Ok. Perché poi qua lo chiudiamo tutto con il legno sempre. Là. Mezzo chiuso fuori, vabbè. Ovviamente manca il tetto. Che faremo in... Dai, io utilizzerei il legno normale. Ci sto pensando. Buonasera, Dar. Come stai? Usiamo questo. Usiamo questo. Il tetto però lo vorrei fare così. No. Così. Così, così. Ok. Se ti chiedi cosa sto facendo una caserma militare. Molto approssimativa, nel senso non me... Non me ci sto impegnando più di tanto, insomma, dai. Allora, adesso contiamo un attimo le dimensioni. Quindi così, 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 così. Può finire a punta, perfetto. Mi piace quando finiscono a punta. Utilizziamo sempre il metodo che abbiamo inventato nelle scorse live per copiarli velocemente. Li sistemiamo un po' meno. Cosa? Ho copiato? Copia? Ah, ok. Cosa è successo? Sei tipo rincitrullito. Ok. Ruota di 180 gradi. E tecnicamente devo mettermi da questo lato. Dimmi. Ok. Andiamo su. No. Boh. Chiudiamo qui. Bello, bello. Slab. Spruce. Eccoci qua. Bam. Parabam bam bam bam. Bam bam. Assapam fam. Mala mala massan. Ok. E qua. Chiudiamo. E la prima casa è pronta. Però noi adesso, furbi furbi, agili agili, dobbiamo prima di tutto illuminare. Quindi glowstone. Possibilmente. Così. Perché io posso metterla qua. Poi l'esterno vediamo come illuminarlo. Qui. 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 E potrei mettere tranquillamente anche qua. Ok. Sopra stessa cosa. In tutti gli angoli. Forse era meglio che... vabbè, devo darti. Fa niente, fa niente. Va benissimo così. E una qui al centro. Perfetto. Dicevo, per portarci avanti con i tempi, noi adesso prendiamo da qui. Non posso. Come non posso? Che sto di? No, da qui. Da qui. Ok. A qui. Espandiamo un pochino in su però. Expand. 10 up. La copio. Ah, è vero, non va più il copio per queste cose, perché ci sono le scale. O i vetri, non lo so, c'è qualcosa che gli dà fastidio il copia e incolla. Ma se incollo adesso cosa succede? Nada. Dai, mi tocca ricostruirla? No, dai. No, dai.
Scusa, ma che problema c'ha? Perché non può copiare? Se ignoro le scale? Errore. Aspettate che guardo veramente la console, che dice? Che errore è? Null. Invocation target exemption. Null. Posso copiare almeno l'interno? Scusa, no, io non me voglio arrendere. Scusa, da qui a qui. Copia. Devo copiare là, qua era meglio. Copia. E così va. Non capisco. Meglio di niente. Perché poi io posso anche... Ah, ma voi vedete che sono gli interni che danno fastidio? Posso prendere da qui a qui. Ok, copiarlo sempre da qui e incollarlo qui. Esatto. Ma non capisco cosa c'è in mezzo che gli dà fastidio. Fatemi fare una prova. Copio il lato qua a sinistro. Tutto il lato sinistro. Copiato. Non capisco. Voi vedete che sono i letti? Sono veramente letti? Dai, veramente? Veramente gli danno fastidio ai letti? Ma che gioco di merda. Errore. Ma se tolgo i letti... Aspettate. Test. Test. Ok. Copio. Copiato. Mannaggia, vedi, vedi. Vedi che scopro i barbatrucchi. Allora, da qui. Un po' buggate queste ombre, vabbè. A questo blocco. Qui. Con espansione U. Su. Copio. E incollo. Faccio un danno, sicuro. No, 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 no. Adesso risolviamo i problemi. Qui basta risalire. Perfect. Qui fa tutto un tetto unico, vedete? Era questo il mio scopo. E dobbiamo rimettere i letti. Giusto, giusto. Pam 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 pam. Pam pam. Ok, uno. Perderemo anche lì. Qui. Ma. Chissà perché gli danno fastidio i letti a World Aids. Eccoci qua. Perfetto. L'arredamento sotto invece. Quello classico di Minecraft poi che devo fare? Che devo mettere in più? Seven offense, magari normale. Pressure. Facciamo così. Facciamo la cucina. Ok. E qui facciamo tipo un tavolone. Facciamo il contrario. Facciamo qui la cucina. Ok. E qui il tavolone. Perché mi servono le sedie che andranno messe così. Ok. Peccato che per su plate non si possono mettere in volo. Perché un tavolo ha due gambe, non 63. Però... Io qui potrei mettersi il blocco invisibile. Che set invisible. Come si può chiamare? Ragazzi, qualcuno sa come si chiama il blocco invisibile?
Guardo su internet, chiedo scusa. Invisible Block Minecraft 1.13.2. How to make invisible block. Barrier block. How to give a barrier. Si chiama barrier. Set barrier. Yes. Ci sta. Oh, finalmente sono, ho imparato a fare i tavoli fatti bene. Mannaggia, ho 50 anni per capirli. Abbiamo detto qua. Fornacette. Così. E tavolo. Ok. Bam bam, bam bam. Qui mettiamo i blocchi invisibili. Come so? Come no? Che vuol dire no? Ma... non capisco questo gioco, sinceramente. A posto. E qua ci siamo. Ah, giusto. E i bugs che ho creato. Bam. Via. Perfetto. Poi. Questo tipo piccolo buio lo chiudiamo. Tipo accesso vietato. Così. Facciamo così, va? Ho chiuso. Ok. Vabbè, a questo punto avrei potuto anche fare così, guardate. Che è anche più carino da vedere. Così. Easy. Bene, bene. A questo punto qua facciamo così. Facciamo così. Così si nasconde anche la lampada lì. Per la strada interna invece utilizzerei qualcosa che sembra tipo normalissima stone. Si potrebbe usare normalissima stone. Sì. Allora facciamo arrivare tipo fino a qua. Ok. E poi prendiamo le misure. Qui sono 4. Arriva giusto giusto? Ah, molto interessante. Fino a qui. Perfetto. Perché poi circondiamo tutto dove non si deve andare. Ok. E dentro ci sarà erba probabilmente. Che devo metterci. Ok. E non devono avere tutta libertà. Ok. Qua per il momento lo chiudiamo. Poi vediamo come fare. Perfetto. E dove abbiamo finito, facciamo già quello che va fatto, così ci portiamo avanti. E siamo a cavalletto. Ok. Qui. E qui. Perfetto. Allora, qui la strada deve continuare. Deve andare fin qua. Va bene. Che possiamo fare così. Mettiamo tipo la doppia protezione. Così. Ok. Come illuminazione invece. Mannaggia, l'ho messa via.
Mettiamo qua sotto la glowstone. Ok. E per il momento basta così. Guardiamola. Ciao, guardiamola. Mi piace. C'è un centro? Questo è il centro. Facciamo così. Andiamo fino a qua più o meno. Perché qui faremo la struttura, quella grande grande, a questo punto. Qui c'è tipo l'armeria, tutte quelle cose lì. E quelli devono un'entrata libera, nel senso, cioè non libera, nel senso così. Ok. Quindi tutto questo può essere... No, sì. Sarà recintato. Che questo poi continua fino in fondo e questo continua fino in fondo. Quindi qua abbiamo finito. Facciamo così. Quanto cambia quando si mette l'erbetta. Mamma mia. Perfetto. Io addirittura qui ci pianterei degli alberi. Tipo uno qui e uno qui. Pomio. Ok. Perfetto. Belliamo la posta caserma. Che è tutto unico, se no. Ma così passano, però non ha senso. Non mi piace sta sbarra. C'è finta di niente. C'è così, posso. E mo va fatta questa. Che intanto non ha finestre. Prima cosa. Quindi tutto chiuso. Perlomeno non ho questo piano. Perché qui ci sarà l'armeria, la stanza del de Capitan Uncino. Non lo so, non so neanche io che sto a fa. Sto costruendo un po' a caso, se devo essere sincero. Passo, che ho sbagliato. Lo fa così. Poi va al quarto. Eh sì, eh sì. Ok. Ma te sono un po' silenzioso stasera, ragazzi. Dopo non tutte le sere sono riattivo al 100%. 100% brumotti. Qua. E qua. Mettiamo questi all'incrocio. Voglio la notte. Dove vedete? Ok. Questo è saltato, non si sa perché. Non si sa. Già più luminoso, sì. Ok. Possiamo metterlo anche qua. E poi qua. Così è tutto bello illuminato. Preciso. Ma il problema viene qua dentro. Perché contando che qua finisce un piano. Cinque, qua finisce il secondo. Così. E poi la stessa altezza di questo. Sì. Perché questo avrà anche il piano sotto.
per il momento facciamo le basi. Facciamo le basi. Come pavimento qui utilizzerei la polished andesite. Ok. Che mettiamo anche qua all'entrata. Perfetto. Che sarà il pavimento di tutta la nostra struttura. Quindi così. L'ho fatto di uno, eh? Sì. No. Sì. No, questo è il tetto. No, va benissimo, va benissimo. Va più che bene. C'è la riga 1, 2, 3, 4. Qui dovevo chiudere. Sbagliato. Ok. Allora, da qui a qui. Vabbè, faccio prima col nome, scusi. Set bricks. Da qui a qui. Da qui a qui. Da qui a qui. Perfetto. Perché poi il tetto lo chiudiamo in sempre in andesite. Manteniamo uno stesso stile congruo. Perfetto. Poi una scala che sale e una scala che scende. Pensando. Sì. Ok. Arrivo troppo all'ultimo. Allora partiamo un pochino prima, tipo qui. Qua dovrebbe andare bene. Perché è così, 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 così. Qua aperto. Larga 3. Qua finiamo così. Ottimo. Qua usiamo l'andesite per chiudere tutto il sottoscala. Così. Ok. Aspetta che rimetto giorno così si vede un pelo di più. Queste buggate le ombre. Ma perché se buggano? Qua a posto? Ma che. Là. Là, là, là. No, capisco, io sto bug. Andato via? Vabbè. E poi una scala che va in giù. Ho saltato due. Qui. Per il momento a bozzo. Non so più neanche io che sto facendo, sinceramente. Così diamo un senso di continuità. Perfetto. Per qua bisogna fare in modo che non cadano di sotto, quindi.
stessa cosa. Non lo so, non mi sta piacendo più di tanto, se devo essere sincero. E qua dove le metto le torce? Nel tetto. Faccio compagnia. Chi è? Oh, che spavento. Come è Apex? L'ho aperto Origin, mi stava facendo una patch di 14 giga. Pare che lo sta riscaricando tutto. Ma lascialo perdere. No, infatti mi ha fatto incazzare. Eri un po' concentrato, eh? È un po', sì, sto facendo base militare, vedi? Non ti dà. Guarda. La guardiola. Guardiola. Le camerate. Quelle stanze. Dentro. C'è. C'è tutto arredato. Un po' tavolo. Cucina. L'erbetta con gli alberelli. E mo sto a fare la caserma vera e propria, nel senso qua dove c'è l'armeria sotto. Qui ci sono tipo gli uffici e sopra ci sono la casa del comandante generale. Soprattutto generale con la O. Che qui farei gli uffici. Saltando ondo stress. Qui e qui uffici. Ok. Allora, concentriamoci sul piano di sotto qui. 15. Fa 21. Non vuol dire niente quello che ho detto, però tu fai finta che vada bene, quindi stai zitto. 1, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, 5, 6. Non funziona nulla di tutto ciò che sto pensando. 1, 2, 3, spacco. 1, 2, 3, spacco. E avanzo 6. Avanzo 5. Impossibile. È giusto? Faccio così. 2-3. Su 2-3. Perché la porta è dei 2. Così. Mi raccomando, il tono di voce è diverso quando dite così. Se no non funziona. Ok. E qua così. Muro. Muro che separa il demonio dal diavolo. E c'è un demonio in me che si chiama Wither Boy. Boy. Anche a seconda voce hai sentito? Sono bravo. Porte. Usiamo le porte normalissime. Quelle proprio stock. Perché metto io le cose che mi servono? Questo è scemo. Che manca il cubo del Notre Dame. Qua al centro ci metterei tipo una lampada, così. Sto laggando? No, io sto laggando. Un po', sì. Ma che ho fatto? No, ragazzi, non chiedetemi che ho fatto, non lo so manco io. Vabbè, allora le finestre qua, sì, nell'ufficio. Cioè, almeno qui. Finestrone qua. Ok. E finestra qui, perché gli uffici dei comandanti si comunicano. Ok. Tutto regolare. Guarda, non so neanche che sto a costruire. Aiuto. Sto a caso. Cioè, il progetto in testa ce l'avevo. Però poi è sfumato. È sfumato in questo. Che è anche carino da vedere, tra l'altro. Mazza, che sono bravo. Sì. No? Che vuol dire sì? Ma dico. Che dici? Sì. Ah, sì. Ma sì o sì? Swing. Swing.
Tipo effetto porta aperta, così. Mamma mia, cosa vi create prima 96? Cimitero? Cimitero? Cimitero, non mi avvicino, grazie. Che no? Così. Perché lagga? Succa. No, non levi le teste. Certo che non le tolgo. È un po' FIFA. Vuoi far FIFA? No, ho capito. Ho detto c'hai un po' di FIFA. Ah, c'è un po' di FIFA. Ma è finita a Roma? No, è il primo tempo. Ah. Sì. Esimio. Esimio. Signor Will. Rossi. Rossi. Signor Scott. Dottor Scotti. Cosa si donano gli È un po' invitati? coglione, però nessuno dice niente. Guida, questo è un problema tuo. Ma non ci si può sedere sulle scale. Scusa, come facevamo nella Parkour Paradise? Ma che cosa? Ti ricordi che si può sedersi? Ah, forse una mod. No, non era Parkour Paradise. Era il pacchetto. È perché non fa sedersi sulle scale, pensavo fosse una feature. E invece no. Mettiamo le lampadine. Ok. Uguale, uguale, identico di qua. Mi piace la simmetricità. Bam. Bada ben. E bada stugubens. Ok. Perfetto. Chiudo le porte che capisco che ho fatto. E ma so cazzi. Perché qua illumino così. Dove fare? Piano su, piano giù. Buonasera, Giova, ciao. Benvenuto. Ciao. Sto impazzito stasera. È un casino. Perché io voglio fare una cosa, non esce. Quindi poi vado tipo in loop cerebrale e non funziona più. E È un po' coglionazzo. sono un po' coglione come te. Ma non sto a capire. Cioè, non sto a capire le cose che sto a fare io. Quello è il bello. Quello è il bello. Capisci, Widor? Capisci? E giraffe. Oh, cartello. Perché è Murloc? Qui. Cartello. Ufficio 1. Ok. E qui ufficio 2. Gli uffici. Mettiamo un po' di cartelli. Cartelli. Camerata A. Noi abbiamo. Sì. Camerata B. C'è A e c'è B. Per fare delle sedie più belle metti una porta per fare lo schienale. Ma la porta è molto alta però. Sì? 8 gradi Otto. temperatura, so Sono Celsius tanti. o Fahrenheit. Celsius. Fahrenheit 8 gradi su tipo 49, 52, boh, non mi ricordo. Bravo, bravo. Non è difficile. Beh, sembra, ma non è. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria. Non mi coglie le citazioni, però. Oh. Guido. Mannaggia. Ok. Non mi chiedete che sto a fare. Stavo facendo una caserma una volta. E più o meno è una caserma. Però.
Oddio, mi scappa la pipì, scusate. Arrivo subito. Dov'è il be right back? Arrivo, chiedo scusa. Eccoci, chiedo scusa. Comunque ragazzi, siccome sono un po' stanchino stasera, concludiamo sound qui resumed. Ciao Wither. Ciao. Dicevo che ero mutato su TS. Siccome stasera sono un po' stanchino, per oggi concludiamo qui. E ci vediamo domani con Undertale alle ore 20. E poi non so cosa faremo dopo. Vediamo. E il pomeriggio forse al 75% portiamo il pacchetto con Withers. Giusto? Giusto. Quindi da The Venom 86 è tutto. Ciao a tutti. Ciao.
Boh.